Sta finendo di allestire? Sì, sì, ce ne ho da metà dei latri. Ecco, li ha gonfiati tutti? Sì, sì. Sono le 8 di questa domenica mattina quando la signora Vilma, sfidando le basse temperature e il cielo nuvoloso, attacca al cancello di casa i palloncini rosa del Giro d'Italia. Siamo sul Monte Albano, la collina che unisce la Val di Nievo e la Lempolese Valdelsa, la culla del ciclismo in Toscana, dove i bambini sin da piccoli crescono a pane e bicicletta e che in questa domenica si è tinta di rosa per la seconda tappa del Giro d'Italia da Bologna a Fucecchio. La bicicletta rivestita dai giornali. Con la Gazzetta dello Sport, che è sempre stata del Giro. Comunque è bello anche questo coso che hanno fatto, perché hanno fatto un recupero, diciamo, di un cassone col Giro. Dall'ambiente. E qua ci troviamo a Mastro Marco, paese di Nibali, dove a rosa si aggiunge il blu dello squalo. Forza Vincenzo! Ma lo può vincere sto Giro, Vincenzo? Certo, certo. Secondo me è il super favorito. Ma qua c'è l'università del ciclismo. Veramente, perché insomma i più grandi campioni sono nati qui. Cosa hanno queste strade? Niente, non hanno niente di particolare agli altri. C'è un amore verso il ciclismo di tutta la popolazione che è incredibile. Praticamente si tira su questi ragazzi come se fossero dei nostri figli. Siamo tutti cannibali, specialmente in questo periodo tutti. Te sei passato, l'hai visto. Venendo da Fucecchio è tutto rosa, però qui è particolare. Quindi c'è la bombonera, come dire... La bombonera, lì sarà l'inferno rosa. La bombonera, siamo calienti qua. Vincenzino è il nostro cuore. Cannibali qui è diventato... un'eternità. Non si sa quello che è Annibali qui. Poi l'ha vista anche lei lungo la strada, quello che si è fatto per Nibali. Una tappa questa da Bologna a Fucecchio dedicata al grande Indro Montanelli che tra le altre cose per 2 anni seguì il Giro d'Italia raccontando quella che era l'Italia del dopoguerra. Perfetto, ci fa piacere. Grande giornalista. Sì, sicuramente. Quanto di Fucecchio, quello sì. Quanto di Fucecchio per lo vero, no? Certo. Un evento. Un evento. È ciclismo, è magia.